Buongiorno Duvan. Buongiorno. La parola, come sempre, prima al direttore sportivo Cristiano Giaretta per una presentazione del calciatore. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno a tutti e bentornati ancora una volta per questa conferenza di presentazione. Siamo qui a presentare Duvan Zapata, giocatore che abbiamo preso in prestito oneroso dal Napoli, un prestito biennale, un giocatore che riteniamo che dal punto di vista tecnico ci dia sicuramente una mano importante. Abbiamo la percezione che sia un giocatore pronto per esprimere il meglio di sé, d'altronde pur essendo così giovane ha messo già di fila 130 partite dei massimi campionati colombiano, argentino e italiano, con 41 gol segnati, fatto parte della nazionale under 20 ai mondiali under 20 con la sua nazionale, ha segnato e giocato anche in Europa League e in Champions League. Insomma, parliamo di un giocatore che abbiamo fortemente voluto, come sapete, è stata un'operazione senz'altro complicata, durata parecchio tempo sicuramente, perché lo sapete meglio di me. E per fare tutto questo, per arrivare alla fine, c'è stato sicuramente l'intento da parte di tutte le parti interessate per portare a termine l'operazione. C'è stata sicuramente la determinazione di Duvan, e questo voglio sottolinearlo perché fin dal principio ha visto in Udine un trampolino per lui molto, molto importante. E soprattutto voglio ringraziare anche Fernando Schena e Fernando Villarreal per la loro collaborazione, senza la quale intermediazione non saremmo riusciti ad arrivare a questo risultato. Quindi, thank you for your cooperation, Fernando and Fernando. Duvan è disponibile per cominciare con le vostre domande. Grazie. Buongiorno, ciao Duvan. Stefano Giovanpietro, Udinese Channel. Ti voglio chiedere, dopo 2 anni passati comunque a fare il vice di Higuaín, arrivi qui con tanta voglia di far cosa, di trovare il tuo spazio, di lanciarti alla grande in Serie A? Sì, buongiorno. Siete stati a Napoli 2 anni importanti per la mia carriera, ma adesso in questo momento avevo la voglia di giocare. Quindi bueno, sono arrivato qua a Udine per trovare un spazio, e no che arrivo come il titolare, arrivo per guadagnare un spazio, quindi questo è lo più importante, lavorare per essere il titolare. Ma io credo che un giorno... Qualificati un attimo, Guido, qualificati con il giornale. Sì, sì. Gazzettino, buongiorno, Comirato. Io credo che Udine possa essere veramente il trampolino di lancio. Sei giovane, hai già dimostrato di avere qualità non indifferenti, ma anche per affermarti, ma anche per avere un posto in nazionale. Bravo, buongiorno. Questa era un po' l'idea di cercare una squadra dove si ha la possibilità di giocare, perché questa è una possibilità che c'è, fare le cose bene per essere chiamato alla nazionale. Che una nazionale anche importante, è la tua. Sì, adesso avete tanti attaccanti nella nazionale colombiana, ma sempre le occasioni si devono forzare, quindi è importante avere continuità per cercare di trovare un spazio anche alla nazionale. Ciao Duvan, sono Francesco Velluzzi della Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto Benitez al Napoli, cioè quello per cui lo ringrazi e quello che forse ti aspettavi di più. E poi i tuoi 3 grandi giocatori colombiani, che sono Falcao, Bacca, che arriva qui in Italia, e Jackson Martinez. Qual è quello a cui più ti ispiri, oppure hai un giocatore che nella tua vita è stato un riferimento per te? Il mister Rafa Benitez, un gran allenatore, tutti sappiamo tutto quello che ha fatto nel calcio. Lui, grazie a lui, ho arrivato a Napoli,
e quindi Pellegrini l'aveva segnalato a lui. Cosa? Pellegrini in Argentina. Sì, pure lui, perché avete stato insieme, lui, loro due. Quindi grazie a lui sono arrivato a Napoli e lo ringrazio per quello. E con lui ho avuto tanta esperienza in tante competizioni internazionali e nazionali. E penso che questo è importante per un calciatore giovane, arrivare a Europa per la prima volta e già giocare Champions League, il campionato della Serie A, Coppa Italiana. Allora per tutto questo lo ringrazio a lui, ma e poi dopo ho giocato poco, ma ho fatto tante, l'ho fatto bene, ho fatto gol, ma ho giocato poco. E poi la nazionale, ci stanno tanti, come ho detto prima, ci stanno tanti attaccanti importanti a livello europeo, come Falcao, Vaca, Jackson, adesso che arriva a Madrid, all'Atletico. E, ma sempre mi è piaciuto Drogba e Ibrahimovic, quindi loro due sempre ho visto e sempre ho imparato un po' di quello che fanno nel campo. Quindi il tuo preferito è Ibrahimovic? Il tuo preferito è Ibrahimovic? Diciamo che sì, Ibrahimovic e poi Drogba. E poi? Drogba. Sì. Puntiamo in alto, insomma. Dai. Quindi nessuno dei tre colombiani è uno... Perché io cerco quello che assimilo a lui, quindi Falcao ha un altro stile di gioco, pure Vaca... al che più mi può similare a Jasso Martinez, ma non ho detto che loro non mi piacciono, ma sono attaccanti forti che diversi del mio stile. E no, chiudo con una cosa, visto che ho fatto la domanda. Quindi se arriva Ibra al Milan, Ibra e Bacca diventano la coppia più forte del campionato. È una coppia importante, ma dopo loro devono fare tutto quello che devono fare per farti capire che è una coppia importante. Ciao, Monica Valentino di Mondo Udinese. Hai trascurato adesso un nome che sicuramente conosci, Totò Di Natale. Dati fuori, che impressione ti aveva fatto adesso che in questi primi giorni l'hai incontrato di persona, se ha confermato un po' le tue attese e soprattutto come pensi di integrarti con lui in campo? Sì, da fuori lo che si vede è che è un calciatore di livello molto alto e sempre è un riferimento di questa società e questa squadra. Lui ha tanti anni qua, quindi è, diciamo, uno dei calciatori referenti della squadra. E poi sono arrivato, tutti mi hanno residuto molto bene, quindi penso che tra questi giorni andrà bene e conoscere a ognuno del mio compagno. In campo dobbiamo lavorare tantissimo a fare tutto quello che vuole il mister, prima cosa, e poi vedremo come andrà la coppia, diciamo. Come sarà la coppia? Massimo Meroli del Messaggero Veneto, volevo chiederti, guardando i minuti giocati e i gol segnati, soprattutto in Serie A, tu in pratica hai fatto un gol più o meno ogni 104-105 minuti, che significa quasi un gol a partita in pratica. Giocando dall'inizio, quanti gol pensi di poter fare, Udine? Speriamo tanti, tanti reti, perciò... stava cercando una squadra dove puoi trovare l'spazio, quindi l'ho trovato. Penso che Udine è una grande squadra, una grande società,
dove voglio farlo bene, quindi aspetto giocare e pure fare tanti gol per questa società. Era una domanda a tranello questa, stai attento tu. Quella dei gol. Bene. E un'altra cosa, per le tue caratteristiche preferisci una squadra che attacchi molto sugli esterni o una squadra che venga anche ad attaccare centralmente? L'Udinese è una squadra che se gioca col 3-5-2 presumibilmente punterà molto sulle fasce, no? Ali Adnan e Pasquale da una parte, Widmer e Denilson dall'altra. Ma tu cosa preferisci? Perché poi tu sei molto forte fisicamente, ma il colpo di testa è la tua qualità migliore oppure no? Per me va benissimo tutto quello che decide il mister. Se lui vuole giocare così, vuole giocare di un'altra forma, per me va benissimo. Io sono un professionista e mi voglio adattare a tutto quello che lui può decidere che è meglio per la squadra. Diciamo che sì, sono forte di testa. Dino Gastaldo, Calcio Friuli VG. Lei qui è in prestito un anno o due, abbiamo sentito. Giocherà fra due anni di prestito. Due anni. Sì, diciamo due anni. Lei farà di tutto per fare bene, per essere più famoso, ma lo farà quando gioca, pensando a se stesso, come sarà giusto, pensando alla sua maglia, all'Udinese, pensando al ritorno al Napoli in qualche squadra importante, alla nazionale, insomma la sua mi pare una situazione un po' complicata. Perché un giocatore in prestito gli passano queste cose per la testa sempre. Sì, ma no, adesso non sto pensando nel ritorno. Diciamo, adesso sono arrivato, appena sono arrivato, sto pensando in questi due anni e poi si penserà che si fa dopo due anni, ma adesso sto pensando in questa squadra, in farlo bene, nel campionato, nella Coppa, e puntare al prossimo anno essere anche nella Europa League, quindi quest'anno sarà importantissimo per tutti noi. Duvan, i Barbo, Yepes, Muriel, Armero, tanti giocatori del tuo paese che hanno giocato in Italia, chi è il tuo amico tra questi che senti al telefono e con chi hai parlato? Con qualcuno hai parlato di Udine? Hai parlato con Muriel o con Armero? Mi dicono che tu sei molto diverso da Armero anche fuori dal campo. È vero? Sì, ma io sono cugino di Cristian Zapata. Allora sì, allora sempre parlo molto con Camilo Zuniga, lui sempre sono sempre vicino a lui, ma con nessuno ho parlato prima di arrivare a Udine, con nessun calciatore che ha giocato, nessun colombiano che ha giocato prima qua. Cioè non hai sentito nessuno, no. Neanche Muriel e Armero che sono stati qui? No, non l'ho sentito. Come mai non hai voluto sentire? Perché era una settimana complicata e tutti stanno facendo la pretemporada con ogni squadra, in ritiro con ogni squadra, quindi è un po' difficile. Muriel ti piace? Sì, tanto. Con lui ho fatto l'Under 20. Lui è un, come si dice in Italia, lui è un bomber, quindi piace moltissimo. Conosci molto bene Napoli, quindi ad Allan che è appena andato, che consiglio dai? A lui penso che lo farà bene, lui è un calciatore con tante qualità, quindi penso che con queste nuovo modulo che fa Napoli penso che andrà bene. È un consiglio, non sono una persona molto sperimentata per dargli un consiglio, ma è una bella città, penso che è molto simile a Sud America, quindi lui sarà come a Brasile, come a casa. Senti,
Il mio collega ti ha detto che mi ha detto prima che non sei molto simile ad Armero fuori dal campo e tu ti sei messo a ridere, perché? Perché tutti sappiamo che a Paolo è una persona molto allegre, quindi ha sbagliato, diciamo, prima, ma è un essere umano, quindi va bene. Io sono più tranquillo, è un uomo di casa, quindi perciò sorrido. Quindi a Udine dovresti trovarti bene, perché Udine è una città molto tranquilla, dicono, no? Sì, tutti i tifosi non sono un po' più, ti lasciano vivere, girare la città. Sì, è un po' diverso dove stava, quindi penso che andrà bene. Pure là sono stato molto bene, ma penso che qua andrà meglio. Ciao, Barbara Castellini, Radio Spazio Mondoudinese.it. Di te si è parlato molto anche in passato, non solo in questa sessione di mercato, e volevo chiederti cosa ti ha convinto questa volta a dire sì all'Udinese e se hai avuto certe garanzie da parte della società. È una domanda difficile, perché queste calciomercato hanno uscito tante squadre che mi volevano e Udine sempre dall'anno scorso, e quando abbiamo fatto la gara della Coppa Napoli-Udine, uno dei miei compagni mi hanno detto: ah, là ti vogliono, quel mister ti vuole, quello il mister che stava prima. Pure lui mi ha detto tutto quello che aveva qua, diciamo, tutta la struttura. E poi questa decisione l'ho fatto io e Napoli, quindi diciamo 50-50. Allora sono molto felice di essere qua. E come ho detto prima, aspetto di fare le cose bene per portare a Udine lo più alto possibile. Se non abbiamo altre domande, no, possiamo... Ancora una cosa, lui prima ha detto di fare una grande stagione, ho sentito che ha parlato di Europa League, se ho capito bene. Sperare, non è che bisogna andare, ma se si può andare. E poi volevo chiedergli un'altra cosa, se ha visto, perché ieri ho visto la foto con i tifosi quando erano a fare gli abbonamenti nello stadio nuovo, se lui pensa che uno stadio, anche se magari piccolo, non grande come il San Paolo, ma uno stadio così nuovo, pieno, può diciamo portare un po' di punti in più in tutto il campionato e caricare anche, spingere i giocatori a dare qualcosa in più. Sicuro, penso che questa è una motivazione in più. Un stadio nuovo, penso, non solo per noi, sino per tutti i tifosi. Allora aspettiamo di tutto andare ok per lavorare, e poi andrà bene i risultati. Dove io voglio fare due battute e chiederti, visto che appunto sei molto tranquillo, com'è la tua famiglia, se hai dei bambini, cioè come chi ti porti qua? E poi due battute, premesso che qui sarà magari difficile che tu tiri tanti rigori, ma li tiri meglio di Higuain? E invece cosa ti ha insegnato Higuain in questi due anni? A Napoli neanche mi avvicinava al punto del rigore, diciamo, quando giocava, diciamo, non stava nella lista. Prima era lui, dopo non lo so, Insigne, Gabbiadini, neanche Hansi. Ma adesso voglio lavorare, perché voglio essere il vice di Natale, essere tirare, sì. E noi, poi cosa ti ha insegnato Higuain in questi anni? Non è che lui mi ha insegnato, uno guardandolo uno impara le cose che fa, diciamo, nell'allenamento, tu qualche movimento, qualche
ti, diciamo, tu lo vedi, tu puoi scegliere se ti serve o no per il tuo stile di gioco. Quindi avere in questo caso di Natale, avere a lui alla squadra, lui tipo da lui puoi imparare molte cose. Da Di Natale? E da Higuaín cosa hai preso guardandolo? Tanti movimenti nell'area, tante piccole cose che ti fanno diventare un giocatore di un livello più alto. La famiglia? La famiglia. Sì, ho mia moglie e due bambini, un maschio di un anno, si chiama Dayton, la femminuccia 26 di settembre compie 3 anni, si chiama Danzel. Questa è la mia famiglia. Duvan, l'ultima curiosità, innanzitutto Duvan. Duvan, sì. Duvan. La curiosità con accento è... la A. Esatto. Duvan. Comunque, è una battaglia di Guido importante. Per quanto riguarda la tua scelta del numero di maglia, a Napoli hai giocato con il 91, che è il tuo anno di nascita, qui. Adesso vedrà che numero ho scelto. E Duvan o Zapata scritto? Duvan, sempre Duvan. Bene, allora svegliamo dalla maglia, approfittiamo.